Il fenomeno suicidario è preoccupante perché ci sono circa 4.000 suicidi ogni anno in Italia. Quello che spicca di più è però l'ideazione, i tentativi di suicidio e la voglia di morire e tra la popolazione generale, ma soprattutto tra gli adolescenti. In uno studio condotto dal CNR e al quale ho piacevolmente partecipato, emerge uno spaccato in cui le ragazze, soprattutto quindi le adolescenti italiane che abitano nelle regioni del nord, che appartengono a delle famiglie con meno possibilità economiche e che si trovano anche a vivere delle situazioni di disconnessione dalle reti sociali, sono più a rischio di avere desiderio di voler morire. Ovviamente quando c'è la protezione da parte degli amici, delle famiglie, appunto dalle reti sociali e una protezione dal fenomeno di quale ad esempio il bullismo, vi è una riduzione della rischiosità suicidaria. A noi spetta soprattutto rafforzare appunto coloro che sono in crisi, soprattutto identificandoli precocemente, reinserendoli in delle reti di sostegno, facendo anche un peer to peer nell'ambito della identificazione del rischio di suicidio, perché se ci sono compagni che identificano una criticità, questi possono aiutare e soprattutto immedesimarsi in quella sofferenza, fare delle domande e portarla all'attenzione di professionisti che sicuramente possono ridurre il rischio di voler morire. Ma ci sono dei segnali a cui si deve stare attenti? Tutti i cambiamenti diciamo, devono destare qualche preoccupazione, i cambiamenti dell'abitudine del sonno, dell'appetito, dell'igiene personale, lamentato uso di sostanze, oppure fare gesti, ad esempio dar via cose care, oppure dire non ce la faccio più, a che serve vivere, mollo tutto. Queste diciamo, connotazioni devono essere prese in seria considerazione perché alcune volte sono illuminanti e portano a un approfondimento che aiuta appunto a ridurre il rischio.